Bolzano per Canova, il ritorno di Amore Psiche è la mostra con cui l'assessorato alla cultura italiana della provincia autonoma di Bolzano ha reso omaggio a un grande artista italiano e internazionale che è Antonio Canova, e l'ha fatto nel 200° anniversario della sua morte. L'opera principale della mostra, Amore Psiche, proviene da Villa Margone ed è stata eccezionalmente concessa in prestito dalla famiglia Lunelli. Abbiamo intitolato la mostra Bolzano per Canova, il ritorno di Amore Psiche, perché da un lato l'iniziativa vuole essere un omaggio ad Antonio Canova nell'anno del bicentenario della morte. Dall'altro si tratta di un focus su un'opera molto precisa, il gruppo di Amore Psiche Giacenti, che è una copia antica del celebre capolavoro di Canova che si trovava a Bolzano nel corso del XIX secolo e che ritorna per la prima volta in città dopo oltre 150 anni di assenza. Tutto questo è stato possibile grazie alle ricerche d'archivio e in particolar modo grazie a un manoscritto che è stato ritrovato all'archivio provinciale di Trento e che ha permesso di ricostruire in maniera dettagliata tutte le vicende di questo gruppo scultoreo e tutta la storia che riguarda anche la nostra città. Bolzano per Canova vuole essere il titolo più onesto possibile, nel senso che non abbiamo esposto un'opera originale di Canova. Abbiamo appurato che questo gruppo scultoreo si trovava prima della caduta dell'impero napoleonico a Milano, in una delle residenze del viceré d'Italia, Eugène de Beauharnais. Alla caduta dell'impero napoleonico, il viceré si rifugia in Baviera e riesce poi negli anni a recuperare la propria collezione d'arte che era rimasta a Milano. Sappiamo appunto da questa cronaca manoscritta redatta nel 1868 che durante il trasporto della collezione delle opere del viceré da Milano a Monaco di Baviera, il convoglio subì un incidente proprio all'altezza della città di Bolzano, cioè una cassa, proprio quella che trasportava questa scultura, cadde dal carro e ciò determinò un danneggiamento abbastanza serio, insomma, della scultura, e tanto che i carrettieri decisero di venderla a un cittadino di Bolzano, Carl Sigmund Moser, era un ricco conciapelli, evidentemente aveva delle cognizioni artistiche o comunque il gusto per riconoscere il valore estetico e culturale di quest'opera, che lui acquista per pochi fiorini, ci dicono le cronache, la fa riassemblare e la colloca nel suo giardino, che non era un piccolo giardino qualunque, ma era uno spettacolare giardino ricco di piante esotiche e di sculture, di cui si è persa quasi memoria. Ecco dunque perché si tratta di un ritorno di Amore Psiche a Bolzano, perché le due figure mitologiche rappresentate in questo gruppo in marmo ritornano per la prima volta in città e vengono esposte, sia pure temporaneamente, a poche centinaia di metri da dove sorgeva questo magnifico giardino quasi interamente scomparso. Un'altra importante opera che ci è stata prestata dai Musei Civici di Treviso è il ritratto di Antonio Canova eseguito da Sir Thomas Lawrence. Di questa collaborazione siamo stati veramente molto contenti perché i Musei Civici di Treviso sono stati capofila nelle celebrazioni canoviane di quest'anno. Sulla figura di Antonio Canova e sulla sua fama, sulla sua fortuna, è stata incentrata una delle tre conferenze, in particolare quella tenuta dal docente Andrea Bacchi dell'Università di Bologna. Canova lo si è cominciato a festeggiare nel 57, cioè quando sono i 200 anni dalla nascita. Fino a quel momento Canova non è stato per niente un artista, come dire, molto amato.
La fama di Antonio Canova è una questione straordinariamente interessante, perché quando lo scultore aveva poco più che 30 anni era già considerato l'artista più celebre del suo tempo. Aveva già una fama che era paragonabile a quella che avevano avuto Michelangelo, Bernini. E questa fama rimane per tutto il corso della sua vita, anche se intervallata comunque già lui vivo da critiche che vengono soprattutto dal mondo tedesco. E poi con il Novecento, con le avanguardie, Canova viene associato al neoclassicismo e la condanna è assoluta. Verrà riscoperto solo a partire dalla seconda metà del Novecento e poi gli studi sempre più intensi, sempre più forti, la riscoperta dell'età neoclassica, a lungo considerata un momento grigio della storia dell'arte in Europa, faranno sì che oggi Canova è uno dei grandissimi artisti anche nella percezione popolare. Inoltre la mostra affronta un altro tema che è quello della riproducibilità tecnica dell'opera d'arte. Appunto non siamo in presenza di un originale. Se questo corrisponde a una prassi comune nel mondo dell'arte del XIX secolo, torna molto dal punto di vista concettuale con la nostra epoca, che è appunto l'epoca della riproducibilità tecnica, ma anche proprio attraverso la riproduzione materiale in 3D dei capolavori dell'arte. E ne abbiamo un esempio nel foyer del Centro Trevi, dove abbiamo esposto, quasi a pandan, appunto con l'esemplare ottocentesco, una copia in marmo eseguita non da un artista, quindi da un allievo di Canova o da un copista dei giorni nostri, ma addirittura da un robot. E questo ci induce a fare delle riflessioni su cosa significa un'opera d'arte, che differenza c'è fra l'originale, una replica, una copia, tutte riflessioni che tutto sommato erano già state in nuce affrontate dal grande filosofo tedesco Walter Benjamin in un celebre saggio, appunto L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Una delle iniziative correlate alla mostra è lo spettacolo Simplicissima Psiche, prodotto in collaborazione con il Teatro Stabile di Bolzano, ideato da Salvatore Cutri e Francesco Ferrara. La particolarità di questo spettacolo è di svolgersi all'interno della sala espositiva, per cui lo spettatore è immerso all'interno della mostra e attraverso delle cuffie e una torcia partecipa attivamente allo spettacolo. Benvenuto, benvenuta. Come va? Guarda la statua. Com'è? È forte o è fragile? Ti sembra impassibile o partecipe? L'idea dello spettacolo nasce da lunghi dibattiti con Francesco Ferrara, il drammaturgo di Simplicissima Psiche Interviste, e con Stefano Lisci, che è stato colui che ha curato la parte video. La nostra idea è quella di un discorso collettivo, intorno al mito di Apuleio e all'interpretazione appunto canoviana, tra le persone intervistate e le persone che sono qui in sala, guidate dalla mia voce. Adesso fermati, apri gli occhi, ma non dire niente. Shh. Adesso fa parlare il silenzio. Quindi il primo step è stato proprio quello delle interviste. Abbiamo intervistato una cinquantina di persone, nostri concittadini. Le abbiamo rielaborate da un punto di vista drammaturgico ed è nata questa performance di un'ora che appunto parla di amore psiche, ma la astrae. È viva, parla di noi, di tutti noi. Durante lo spettacolo appunto mi domando se in quel momento, nel momento dell'abbraccio, ci sia salvezza. Pongo questa domanda, no? Quello che vedi ti fa venire in mente la parola salvezza? Chiediamo allo spettatore una risposta, ma una risposta intima, che non ci deve essere spiattellata qui, no? È una risposta che lo spettatore si porterà a casa.
Un'altra conferenza importante è stata quella del professor Giuseppe Pavanello, che è il massimo esperto di Canova in Italia. Lo ha già rilevato Argano, noi abbiamo due figure che inglobano il vuoto che sta fra le due, cioè pieni e vuoti sono altrettanto importanti. Cioè la scultura non è solo forma, ma è anche, diciamo così, coinvolgimento di spazi. Beh, sono incontri anche fortuiti, occasionali, diciamo, nel senso che io mi sono laureato all'Università di Padova sul neoclassicismo nel Veneto. Naturalmente ho trattato di Canova, ma all'interno di una tesi di laurea. Poi il mio maestro, che aveva degli agganci con l'editore Rizzoli, che pubblicava la collana dei classici dell'arte, una collana fantastica che ha fatto fare un balzo di cultura sugli artisti incredibile, è andato a Milano e il responsabile della collana gli ha detto: professore, noi vorremmo fare un Canova. E lui ha detto: perfetto, io ho l'allievo giusto, sarei io. E ho accettato con l'incoscienza dei giovani. E 3 anni dopo, nel 76, è uscito il catalogo con 500 schede. E diciamo, ha avuto un successo notevole, tant'è vero che è un volume esaurito in quella collana. Dopo 46 anni è ancora l'unico catalogo completo di Canova, quindi insomma mi ha dato molte soddisfazioni. Comunque, detto questo, allora ci troviamo davanti alla protagonista, all'opera d'arte che è la protagonista di questa mostra, e ancora una volta è una coppia. Una collaborazione che per l'Ufficio Cultura è stata particolarmente importante è stata quella con le scuole della provincia di Bolzano, che hanno aderito in due modalità diverse a questa mostra. Da un lato ci sono stati gli studenti, possiamo chiamarli ciceroni, che hanno condotto delle visite guidate, in particolar modo gli studenti del liceo classico Carducci di Bolzano e gli studenti dell'artistico Pascoli. Dall'altro lato ci sono state tutte le scuole che hanno aderito alle visite guidate. Oltre 40 classi di tutta la provincia di Bolzano hanno potuto visitare la mostra accompagnati da questi bravissimi studenti che si sono messi in gioco in questa esperienza. Le ragioni per cui oggi Canova è così celebre, piace così tanto, non sono così ovvie, perché la nostra, in fondo, è l'epoca in cui si ama molto un artista molto diverso da Canova come Caravaggio, e possiamo capire che l'intensità drammatica, la violenza di Caravaggio abbiano delle affinità con il nostro tempo, che purtroppo è un tempo drammatico. Rimane non così ovvio capire perché Canova, l'artista della grazia, di una serenità olimpica, come dire, intercetti ancora le corde sentimentali della contemporaneità, come se si avesse voglia di attingere a questa serenità, a questa grazia, a questa perfezione che in fondo sono così lontane per certi versi dal nostro tempo. I visitatori che hanno potuto, insomma, visitare quest'opera, vedere la mostra, hanno particolarmente apprezzato la storia che è stata raccontata, le vicende di questa scultura, come quest'opera sia giunta a Bolzano, la sua permanenza e quindi la riscoperta anche di questo giardino, il giardino Moser, di cui molti non conoscevano l'esistenza. È particolarmente importante raccontare anche qualcosa al pubblico, qualcosa di nuovo, qualcosa che possa poi rimanere anche una volta usciti dalla mostra e tornati a casa.